Ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi mostro che cosa mi porto per andare al mare. Vi mostrerò il contenuto di due borse. Una borsa è una borsa semplicissima di quelle da spiaggia, le bustine di The Zenith. Vi mando qui una clip. Adesso non ho messo tutto dentro, vi faccio soltanto vedere che categoria di borsa è. Comunque, vi faccio vedere il contenuto prima di quella borsa e poi vi faccio vedere il contenuto invece dello zainetto in cui tengo le cose un po' più, tra virgolette, leggere che mi porto dietro quando vado in spiaggia. Nella busta che vi ho fatto vedere di The Zenith vado a mettere il mio telomare. Questo qui è un telomare di Yamamay, di una vecchissima collezione, credo, non so se li facciano ancora di questo tipo. Comunque è un telo in spugna. Io odio i teli in microfibra, quindi non opto per quelli. Questo in spugna è piccolino, leggero e lo utilizzo da tantissimo tempo. Mi piace sempre portare questo perché non è pesante. Vado ad inserire all'interno di quella busta anche il mio pareo. Questo è un pareo semplicissimo di Calzedonia, è un pareo nero completamente. Io sono molto per i colori scuri, come ben sapete, e anche al mare vado di nero. Non amo troppo i costumi colorati perché sono molto molto bianca. Dovrei prendere una abbronzatura decente per indossare dei costumi colorati, quindi vado di nero e ciao a tutti, anche perché per le poche volte che vado al mare non mi interessa avere un costume bellissimo, stupendo. Comunque, insomma, pareo, lo inserisco lì dentro e lì dentro vado ad inserire anche uno dei due costumi che vi mostro, perché uno lo indosso già all'andata, quindi quando vado al mare ce l'ho già su, l'altro lo utilizzo se mi devo cambiare, insomma, ne vado a utilizzare un altro, se magari faccio un bagno preferisco cambiarmi. Allora, i due costumi, ve li mostro tutti e due, che ho in questo periodo sono questo, ed è un costume di The Zenith, bianco e nero, con questo motivo a grechine, è un triangolino, mi trovo molto molto bene con i triangolini io perché si possono agganciare dietro semplicemente, con le fasce non mi trovo più tanto bene perché avendo comunque sia io un seno abbastanza abbondante, tutte le fasce mi scivolano via, quindi opto per qualcosa che abbia i laccetti, i ganci e che mi sostenga un po' di più. Quindi questo è il triangolino. Al di sotto vado a mettere una mutandina nera che può essere questa qui, tutta arricciata, che è di Calzedonia, oppure sempre nera ho questa mutandina qui, aiuto, di The Zenith che è liscia con i laccetti sui lati, semplicissima nera. Altro pezzo di sopra che vado ad alternare, e questo l'ho acquistato da Calzedonia quest'anno proprio, credo sia della nuova collezione, ed è un costumino veramente veramente carinissimo perché non è né una fascia né un reggiseno. Adesso vi faccio vedere, è di questo tipo, ve l'avevo già mostrato sulle storie di Instagram, eccolo qui, è una fascia con il ferretto, quindi sostiene molto 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 bene e poi ha questi lacci qui tutti incrociati sul dietro. Adesso vi faccio vedere anche il dietro sperando di non fare troppo casino, ragazzi, è un po' un problema mostrarvi questi tipi di costumi. Ce l'ho fatta, il dietro risulta essere così tutto incrociato, intrecciato. Insomma, è molto carino perché sostiene bene bene il seno, è particolare nonostante sia nero. Quindi questo qui è l'altro costume che utilizzo quest'anno. Passo adesso a mostrarvi il contenuto del mio mega zaino da mare, che è questo qui. L'ho acquistato da Bijou Brigitte, mi pare costasse sui 20 euro. È uno zainetto veramente veramente carinissimo. Ha due taschine qui davanti, una tasca centrale principale e all'interno anche una taschina con la cerniera. Io e i primi tempi ignara che avesse il bottoncino, lo slacciavo sempre dalla fibbia, invece basta fare semplicemente, adesso se riesco, ecco, basta fare così e si apre. Vabbè, dettagli. È un po' scomodo il gancio qui perché tutte le volte si pianta, però comunque sia, per andare al mare ci può anche stare. Tiro su random. Allora, pesco innanzitutto il libro del periodo, che è questo qui, è Rock Bazaar di Massimo Cotto di Virgin Radio. Al suo interno ci sono delle storie bizzarre, molto brevi, delle nostre più care e amate rockstar. È molto molto interessante, molto carino, ve lo consiglio. È una lettura da spiaggia molto molto leggera e divertente.
presente. Poi ho una mega pochette, sempre di Yamamay, sempre dell'anno in cui acquistai, mi pare, l'asciugamano. Allora, all'interno troviamo due cuffie, una in silicone, una in tessuto. Ne porto due perché non si sa mai, la uso io, ma ci può essere per esempio anche Ale che magari se l'è scordata, mia sorella, insomma. Due cuffie al bagno dove vado io, che è attrezzato, quindi c'è ombrellone oppure la tenda, c'è anche il bar, insomma è uno di quegli stabilimenti balneari attrezzati, hanno anche la piscina, quindi le cuffie sono per la piscina eventualmente. Poi ho due elastici, che non si sa mai, e una spazzola. Questa spazzola qui è una simil Tangle Teaser che ho acquistato, se non sbaglio, da OBS. Profuma tra l'altro di ananas, è carinissima, per il mare ci sta, non è una spazzola super super professionale, però insomma per dare una spazzolata ai capelli va benissimo. Poi porto sempre, immancabile per me, una mini size di deodorante. Questo qui è il Nivea Pearl and Beauty. Io porto sempre il deodorante con me perché non si sa mai, magari uscite dal mare, dobbiamo passare al supermercato, non mi va di puzzare come chissà cosa un deodorante, quindi per forza me lo devo portare dietro. Poi ho inserito all'interno di questa bustina anche tutti i solari che utilizzo. Il primo è questo qui, che è quello corpo di Vichy. Questo è l'Ideal Soleil SPF 50+, UVA, UVB. Questo qui è anti sabbia, è un solare fluido con questo dispenser qui. Mi ci trovo bene perché mi abbronzo e non mi scotto. Ciò succede anche con i solari che utilizzo per il viso. Questo qui di Isdin, di cui vi ho fatto la recensione, la trovate a fine video. Questo è sempre 50+, questo invece è un solare 100+, che utilizzo sui nai, sulle cicatrici, insomma su quei punti molto molto esposti e a rischio tra virgolette. Quindi il contenuto di questa pochette era questo. Andiamo avanti, ritiro su il mio zaino che avevo messo un attimo in terra per comodità e pesco la mia custodia di occhiali da vista, che non possono mai mancare perché io sono veramente molto 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 miope e se magari perdo le lenti oppure le tolgo perché vado a fare il bagno, mi servono assolutamente gli occhiali o delle lenti di ricambio, se no non vedo nulla. Solitamente poi ho gli occhiali da sole e li ho in testa oppure indosso, e per lo specifico in questo periodo ho questi qui della Meller, di cui vi ho parlato in uno scorso video che mi pare fosse quello dei preferiti, ve lo lascio linkato qui e giù nell'info box in caso ve lo siate perso. Il power bank immancabile, questo qui è del marchio SBS e è bello grande, fa tante cariche e insomma è indispensabile anche il suo cavetto. Ovviamente il cellulare, che però ho all'interno dei pantaloncini e lo tengo sempre in mano, quindi nello zaino non ci va mai, però comunque se lo porto. Poi al posto del portafoglio mi porto questa bustina qui che ho acquistato da Mango, che è molto molto comoda. Metto all'interno tutti i soldini, spiccioli, qui c'è anche un'altra tasca eventualmente vogliate mettere qualcos'altro. All'interno di questa bustina qui, oltre ai soldi, metto anche questo qui che è tipo un portatessere in cui io inserisco ovviamente la patente di guida, la tessera sanitaria e se c'è bisogno anche il bancomat solitamente. E poi infilo tutto qui dentro, così evito di portarmi un portafoglio grosso quanto la mia casa. Chiavi di casa, di macchina ovviamente, perché se no come parto e come torno a casa. E poi un'altra pochette, questa qui solitamente mi segue in ogni borsa perché è la pochette delle cose assolutamente da non dimenticare a casa. Allora io ve le mostro perché tanto ve le dico, sono cose che tutte usiamo. Ho due Tampax, poi un assorbente, poi ho i cerotti con PID, che dall'esperienza pompeiana assolutamente non possono mai mancare nella mia borsa, non si sa mai, possono sempre essere utili per i piedi. Poi ho il burro cacao, questo qui che è un labello molto molto semplice, giusto per dare un tocco di idratazione alle labbra, niente di che. Poi ho Mercy Andy Sherry Sherry, questo qui è un gel per pulire le mani, immancabile, non si sa mai anche qui se magari devo mangiare, insomma
sempre meglio igienizzare le mani se non si ha poi a portata di mano il bagno. Poi ho la pillola anticoncezionale che non vi sto a mostrare essendo un medicinale, un altro medicinale per il mal di testa, vari dolori, perché insomma non ci siamo mai anche lì. Poi uno specchietto. Questo qui l'ho acquistato da Tigotà tantissimo tempo fa, dice Be My Valentine, è molto molto carino, non lo apro se no via cieco. Poi ho un cerotto PIC piccolino che non mi servirà a niente secondo me. E poi, sempre per il solito concetto, la solita idea che senza lenti a contatto e senza occhiali non vedo niente, porto questo affarino qui ed io all'interno vado a inserire le lenti a contatto. Ovviamente chiuse, sigillate, e ci stanno benissimo perché poi chiudo e me le porto dietro. E anche questa pochette è finita, sì lo so, è una pochette molto piccola, ma ci sta tutta sta roba. Lo zainetto è praticamente vuoto. All'interno di queste due taschine adesso andiamo a vedere che cosa ho inserito. Allora, sicuramente il mio iPod, anche questo qui super super vecchio, credo che abbia 10 anni tutti, in cui inserisco le mie canzoni preferite e le ascolto in caso volesse ascoltare della musica in spiaggia. E nell'altra taschina, vediamo cosa c'è, chewing gum, che questi qui sono i Vivi Dent Xylit, che non possono mai mancare, io li amo, soprattutto questi, sono buonissimi e io mi lavo spesso i denti, soprattutto dopo aver mangiato, quando non ho lo spazzolino dietro vado di Vivi Dent Xylit. Lo zaino è praticamente vuoto, io vi ho mostrato tutto quello che porto quando vado in spiaggia. Ovviamente se mangiamo al mare, ci vogliamo fare un paninazzo, portiamo anche il paninazzo, portiamo l'acqua, però ovviamente quelli decidiamo lì per lì se farli o se comprarli. Fatemi sapere qual è il vostro indispensabile da spiaggia, quindi qual è quella cosa che assolutamente non potete evitare di portarvi al mare, e fatemi sapere anche se state andando al mare in questo periodo. Io cercherò di intensificare nel weekend perché infrasettimanale mi torna scomodissimo, non vado praticamente mai, devo intensificare un po' di più anche per fare un po' d'abbronzatura, anche se sulle spalle ragazzi sono molto abbronzata, devo dire la verità. Io vi mando un bacione gigante, ci vediamo al prossimo video, ciao!